schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli e vi porto la conferma che è ancora funzionante. Per fare questo glitch dovete avere delle BMX nella base operativa, come avete appena visto che io ce l'ho. Poi oggi andrò piano piano a provare tutti i vari glitch, se sono funzionanti o meno, e vi porterò la conferma di tutto ciò. Però è inutile che mi continuate a bombardare funziona, perché io non sto sempre sulla play, non sto sempre a giocare, c'ho anch'io una vita sociale, quindi vi consiglierei di entrare sul gruppo Telegram Solo Glitch per scambiarvi opinioni con altre persone. Vi lascerò il link in descrizione del gruppo e quindi vi scambierete opinioni, scambierete insomma dei pareri su sti glitch, se funzionano o no, anche perché io, come ho già detto, purtroppo non posso essere onnipresente, quindi ovviamente mi capita di non stare sulla play, di fare i cazzi miei e cazzate varie. Comunque sia, ho voluto girare questo video, cercherò di provare tutti gli altri glitch e di vedere quali funzionano e quali no, per tenervi aggiornati ovviamente come faccio di solito. E quindi attendete ragazzi, attendete e vi farò sapere. In descrizione c'è anche il mio gruppo Telegram, il mio canale Telegram, che vi lascerò. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché io comunque lì mando tutti i feed di ogni video che carico, perché YouTube è un po' sbarazzino e tante volte, se non attivate la campanellina oppure cazzate varie, insomma lui non vi manda i feed. Quindi iscrivetevi al mio canale Telegram, dove diciamo posto solamente i miei video e qualche cazzatina ogni tanto, qualche barzelletta, qualcosa insomma, giusto per spezzare un attimo. Comunque sia, torniamo al glitch. Allora, per fare il glitch abbiamo bisogno di una LG Retro Custom, ma che deve essere all'interno del COM, come avete appena visto. Io l'ho presa all'interno del COM e l'ho messa fuori nel parcheggio del bunker, ragazzi, e fin qui tutto bene. Questo passaggio è semplicissimo, non è che dobbiamo fare chissà cosa. L'unica cosa fondamentale è che ovviamente dovremmo avere delle BMX in base operativa, e per fare quello ci sono svariati glitch. Come ho già detto, io per primo ho provato questo, però poi andrò a provare anche gli altri, quindi rimanete ovviamente connessi sul canale per restare aggiornati su tutti quanti i vari glitch funzionanti e quelli che non funzionano più. Cioè, se ci sarà qualcosa di nuovo, ovviamente, come ho già detto, la porterò sul canale, perché ovvio la porto sul canale. Però delle volte, ragazzi, mi costringete anche a non portare altri format sul canale e a riportare sempre il solito video, perché siete lì o non capite, insistete che è stato patchato e altre cazzate varie, e quindi sono costretto a provarvelo con un video tante volte, perché alcuni non capiscono e quindi devo sempre rifare i video, non dovrò. Comunque sia, questo video ve l'ho lasciato in versione integrale, in maniera tale che voi vediate tutto il video, ma non perché voglio monetizzare, non me ne frega un cazzo della monetizzazione. Potrei anche non monetizzare, insomma. Il discorso è uno solo, che preferisco non fare tagli in questo video, in maniera tale che voi capiate che comunque il glitch è funzionante e non continuiate a scrivere patchato senza neanche provarlo. Quindi andiamo
al glitch, andiamo a fare questo glitch, prendiamo la nostra BMX, pigiamo X, non R2 ragazzi, X, come ho già detto nel video in precedenza, non usate il teletrasporto per spostarvi dalla base operativa al bunker e viceversa, perché altrimenti la macchina che si trova nel bunker, nel parcheggio del bunker, vi potrebbe spawnare a fianco. Quindi prendete la bici, andate nell'alloggio, aspettate che vi compare la freccia destra e quando compare premete freccia destra e R2, spawnerete fuori dalla base operativa, riprendete il vostro bel elicotterino e vi dirigete nuovamente al bunker, ragazzi. Ragazzi, io mi raccomando sempre a tutti di guardare tutto il video, non di guardare metà video e poi fare la domanda. No, guardatevi tutto il video. Cazzo, io giro 5, 7, 10 minuti di video e comunque impiego del tempo per girarlo, per editarlo, per metterlo su YouTube e tutto il resto. Voglio capire perché voi non spendete 10 minuti del vostro tempo per guardare un video. Solo questo mi piacerebbe capire e basta. Comunque sia, torniamo nel bunker e adesso andiamo a effettuare l'ultima parte del glitch della duplicazione, ragazzi, perché questa è l'ultima parte. Poi tornerò in base operativa e vi farò vedere l'auto, però intanto passiamo a questa parte del glitch, che è quella che a noi interessa, anche se il secondo step, se non sarebbe riuscito, non sarebbe riuscito proprio tutto il glitch, ragazzi, quindi automaticamente lo capite da solo. Quindi a questo punto vi faccio vedere la targa, ragazzi. Questa qui è una targa comune, quindi per fare questo glitch non serve una targa personalizzata, ve lo ricordo per l'ennesima volta. Automaticamente qui mi è diventata invisibile, ragazzi. Perché è invisibile? Perché l'auto che ho usato per mettere la BMX in garage aveva una targa invisibile, quindi a questo punto mi ritrovo un'auto con la targa invisibile. Quindi mettiamo quest'auto nel COM, la facciamo uscire dal COM nuovamente, l'andremo a rimettere nel parcheggio dove stava adesso e torneremo nella base operativa per vedere se il glitch è riuscito, ragazzi. Però comunque sia, dal momento in cui vi cambia la targa, uscite dalla base operativa con la BMX e quando siete fuori non avete la BMX, automaticamente capite da soli, come ho già detto, che il glitch funziona. E ripeto, senza stare lì a chiedere pacciato, non costa nulla provare, ragazzi. 10 minuti del vostro tempo invece di stare a cazzeggiare in sessione come dei coglioni, a girare con la macchina su Montecilla dove a far cazzate, provate il glitch. Me risparmiate molto stress a me, perché non potete capire quanto mi rompe il cazzo legge sempre la solita domanda su YouTube. Prima o poi metterò in lista nera alcune parole del tipo facciato, del tipo funziona ancora. Queste parole penso che prima o poi andranno in lista nera, e quindi tutti i commenti che conterranno queste parole dovranno passare in revisione, e automaticamente non vi passerò in revisione, non li troverete sul canale, non avrete una risposta, perché sinceramente mi sono un attimino rotto il cazzo che sta lì e risponde sempre alle solite domande e domande stupide che proprio non c'hanno né capo né coda. Ma non perché voglio essere scortese nei confronti di qualcuno, è perché proprio non vi rendete conto della ridicolaggine. Alcune persone non si rendono conto proprio della ridicolaggine delle domande che fanno, regà. Quindi io non mi sto a riferire a nessuno in particolare, come sempre, però se riuscite fate solo domande intelligenti, cercate di non fare domande stupide, ragazzi, che è meglio per me, è meglio per voi. Io mi rompo meno il cazzo di star a leggere i commenti strani e voi evitate di fare commenti scemi, insomma. Quindi qui vi faccio vedere l'auto, ragazzi, perché questa è l'auto. Questa è la data e l'ora in cui ho girato il glitch, quindi capite da soli che è perfettamente funzionante. Nessun taglio, il glitch è uscito al primo colpo, ragazzi,
non c'è nessun taglio nel video, non ho nient'altro da aggiungere. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.